Innanzitutto ringraziare l'ex assessore alla cultura Umberto Croppi, che accettò immediatamente l'idea di ospitare questa mostra che abbiamo tenuto prima nel Museo Nazionale di Pechino. In questo spazio, peraltro, che io amo moltissimo, dove già 2 anni fa abbiamo tenuto una mostra sui manifesti futuristi. È uno spazio, a mio avviso, di grande impatto, capace di accogliere l'arte contemporanea proprio nella sua struttura e nella sua architettura. Io ho un rapporto con la Cina che viene da lontano, è il caso di dire, che è cominciato quando ho diretto la Biennale di Venezia del 93. Nel 92 feci il mio primo viaggio in Cina e devo dire che chiesi all'ambasciatore di accreditarmi e lui, nel suo pragmatismo confuciano, mi disse: professore, vada come turista, perché se io l'accredito le metteranno vicino un funzionario che le fa vedere solo quello che loro vogliono. Io ho fatto questo viaggio da turista, avevo dei contatti con dei giovani, anche curatori cinesi, ho scelto quello che volevo e non ho avuto una censura e ho potuto esporre per la prima volta in Occidente l'avanguardia cinese che sfondava la muraglia. Un rapporto che è continuato negli anni, ho pubblicato molti libri, ho fatto delle mostre anche in Cina e adesso, diciamo, questa mostra segna un passaggio per me, ma direi anche per l'arte cinese. Se nel 93 documentavo nella Biennale di Venezia una liberazione degli artisti che recuperavano la pop art come un linguaggio critico verso una società verso la quale avevano fatto sempre apologia attraverso il realismo socialista, quindi la pop art, la figurazione, il grottesco, tutta una serie di, diciamo, angolazioni in cui demitizzare finanche, diciamo, i personaggi della politica cinese. Famoso il quadro di Mao Zedong, che invece che di nuotare nel fiume gioca a ping pong. Quindi fu una mostra che aveva un impianto oggettivamente figurativo, perché era la capacità degli artisti di prendere in considerazione la nuova realtà, che era una realtà non più, diciamo, di campagna ma urbana. Infatti, come la pop, questi artisti avevano, alcuni anche con la performance e anche la foto e anche la pittura in bianco e nero molto, la capacità di cogliere questa trasformazione. In questa mostra, in cui presentiamo 15 artisti dell'ultima generazione, c'è un passaggio ulteriore. La società di massa cinese, si sa, 1.300.000.000 di persone, ha anche un carattere legato alla cultura asiatica ed è quella di, in qualche modo, sempre considerare il noi più che il soggetto, l'individuo. L'assunzione del linguaggio astratto in questi artisti, a mio avviso, dimostra questa capacità invece di recuperare l'individualità, la soggettività, di segnalare un'arte autonoma che non ha alcuna funzione se non quella di esprimere l'identità dell'artista. È un passaggio liberale nella cultura cinese, una cultura naturalmente che ha, diciamo, molti anche alle spalle un contesto molto problematico. La Cina è un paese attraversato, direi, da questa mentalità confuciana che è molto pragmatica, per cui riesce a gestire un capitalismo di Stato che va da Hong Kong a Pechino a Shanghai eccetera, e poi deve confrontarsi però con una situazione di grande povertà nelle campagne e quindi dove è necessario invece un dirigismo capace di fare l'ammasso del grano, creare le cooperative. Perché, come dicevo prima in un'intervista, la Cina è l'unico paese che ha conservato i confini geografici dell'impero celeste. Dico questo perché il direttore parlava
del rapporto tra l'astrattismo cinese e quello europeo. Vorrei invece segnalargli il fatto che questi artisti, diciamo, vengono da un paese che è tuttora un paese imperiale, un paese che ha una grande autonomia culturale, un paese che poi, insomma, paradossalmente sta aiutando a livello economico l'America, l'Europa, l'Italia, e quindi è un paese, diciamo, che per un fatto di espansione anche, no? Quindi, non vorrei parlare di generosità, di espansione naturale, è un paese che sta esportando, però, chi un po' conosce la cultura cinese, dei tratti che linguisticamente si rintracciano anche nel loro passato. L'astrazione è un'attitudine che partecipa della calligrafia, non solo, ma anche della paesaggistica cinese. Nella paesaggistica cinese c'è un figurabile più che una figurazione, c'è la possibilità di rintracciare un segno, come dire, in movimento, dinamico, perché c'è un'idea del tempo diverso da noi. Il tempo è istantaneo, è minuto, è pulsante, non esiste un tempo totale, ma un tempo disseminato. Allora questa disseminazione crea la liberazione del segno, e la figura, nei paesaggi perlomeno, a mio avviso, porta già dentro, in nuce, questo è il latino, perché in cinese non sai che nuce è una parola latina, caro lì, e significa che nel fondo c'è un'astrazione che ha sempre abitato nell'arte cinese. Poi l'arte sembra astratta e figurativa, tutto sommato, ma in quella cinese trovo che c'è anche la capacità di recuperare una memoria, un genius loci tipico del loro linguaggio. Allora dico che la Cina è un popolo imperiale tuttora ed è un paese extraterrestre, perché loro non si pongono il problema del copyright. Vabbè, ci sta l'astrazione anche in Europa, e allora? Cioè, non hanno complessi, infatti loro esplorano con molta, diciamo, libertà, se vedete, la grande dimensione, perché la Cina è un grande paese geograficamente, e quindi la dimensione, la quantità è anche un'idea di spazio nel senso morale e antropologico della parola. Io ringrazio molto gli artisti cinesi con cui ho lavorato, ringrazio molto il mio amico Li, che è qui, è una battuta, è Li che è qui, presente, rida pure lei un po', e quindi che parla pure italiano, ed è stato il nostro tramite, il nostro ponte per un dialogo che ho avuto con gli artisti. Poi, insomma, passo lì, se vuole dire qualche parola anche tu, per tutti, poi passiamo la parola all'Indonesia per l'Alta Mostra, un altro paese che io ho frequentato, che è stato molto ospitale sia a livello espositivo che a livello editoriale nei miei confronti, dove Madama, dove Doni, è qua, ha curato quest'altra mostra, e vedrete un altro tipo di arte. E però anche lì si capisce che, guarda caso, è un'arte vitale che partecipa al decollo. Come la Cina, il Brasile, l'India, l'Indonesia sono paesi in via di sviluppo, e lo sviluppo significa l'affermazione di un genius loci. Il tema identitario tocca questi paesi che non sono in qualche modo come poteva essere gli anni 60 e 70, in cui c'era un centralismo, diciamo così, cosmopolita, i modelli forti nordamericani. È la transavanguardia che ribalta tutto questo, ponendo il problema dell'identità. Mi piaccia o meno, è così. E poi questo problema identitario ha permeato tutti i linguaggi possibili, non solo quello della pittura. Quindi è interessante questo confronto di queste due mostre, e si capisce pure che i due paesi sono in due momenti storici anche un po' diversi. La Cina, che ha appunto, diciamo, questo aspetto anche sicuro sul piano della forma, e l'Indonesia che si sta sviluppando e lavora a coniugare l'alto e il basso dell'arte, cioè il linguaggio, però anche la propria tradizione.